Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Torino presso il Teatro Carignano. Rivolgo un saluto a tutti i presenti, al Presidente della Regione, alla Sindaca, attraverso di loro alla città della Regione, affiancherò a questo così importante impegno accademico la visita ad alcuni punti di particolare qualificazione di questa città, tra i tanti punti significativi che rendono Torino e Piemonte protagonisti sul piano della cultura, sociale, economica. Un saluto alla Vicepresidente del Senato, al corpo accademico, a tutte le sue componenti, ai docenti, ai ricercatori. Questa condizione d'altronde vede gli Atenei come crocevia e questo Ateneo con i suoi, mi sembra, oltre i 600 accordi di collaborazione internazionale ne è una prova evidente, come tanti nostri Atenei, come tanti Atenei del mondo. Ma questa condizione dimostra ancora una volta, per cogliere il senso militare di fondo, non prestare attenzione ai valori ingannevoli degli europei. Ci sarebbero molte cose da dire al riguardo. A me è sufficiente dire, professore, che se il suo e il mio paese, insieme ad altri quattro, negli anni 50, hanno deciso di mettere insieme economia e risorse energetiche, lo hanno dando avvio alla storica scelta di integrazione del continente cui tanti paesi sono fortunatamente associati, se l'hanno potuto fare è perché avvertivano il sottofondo, la base di comune cultura che vi è in Europa. E del resto, già poco dopo l'anno 1000, l'Europa continentale è stata accomunata da un unico diritto, lo ius commune. Questa condizione è quella che autorizza legittimamente il trattato di fondo dell'Unione Europea, in uno dei suoi articoli che lei mi induce a fare. L'Europa, fortunatamente, non è uniforme, contiene tante diverse identità, tante tradizioni storiche differenti, tanti stili di vita e costumi diversi, ma tutti accomunati da tratti di fondo di civiltà e cultura. E del resto, come lei ha detto, questa condizione vi è in ogni paese. Le ha detto, siamo tutti un mosaico. Per parlare del nostro paese, basterebbe rileggere il primo canto, il primo coro della Delchi, che parla di vicende realizzatesi in queste terre, tra l'altro. Le università hanno il compito di essere al servizio della società. E questo lo fanno in larga misura, l'ho detto lei stesso. E questo è un ruolo per il quale io ringrazio questo Ateneo come i nostri Atenei d'Italia, per questo ruolo che svolgono, per questa condizione che garantisce. Io di questo vi ringrazio molto. Auguri, buon anno accademico. Durante l'evento, il Presidente del Consiglio degli Studenti dell'Università di Torino, Teresa Piergiovanni, chiede a Mattarella, a nome della comunità studentesca, di non firmare il decreto legge sicurezza e migrazione. La nostra generazione viene spesso definita generazione Erasmus. Siamo nati nel luogo più ricco e libero del pianeta. Ci sentiamo cittadini europei, prima ancora che italiani, francesi o tedeschi. Il nostro governo sceglie di colpire le organizzazioni non governative che nel Mediterraneo salvano vite umane e non le organizzazioni criminali che su quelle vite costruiscono il loro profitto. Con il decreto sicurezza e migrazione dell'attuale governo, in linea con la legge Orlando Minniti, l'abolizione della protezione umanitaria e il restringimento delle procedure di accoglienza aumenteranno le aree di clandestinità funzionali allo sfruttamento dei migranti e delle migranti. Per questi motivi le chiedo, a nome della comunità studentesca che io qui rappresento, signor Presidente, di non firmare il decreto legge sicurezza e migrazione. Oggi noi stessi siamo liberi di muoverci o obbligati a muoverci. Per la nostra generazione la libertà di movimento nasconde un obbligo a migrare nella speranza
di costruirsi un'esistenza degna. Più che l'Erasmus, ciò che unisce i giovani europei è una precarietà economica che diventa esistenziale. Le nostre comunità territoriali e le reti affettive si sgretolano nella ricerca di riconoscimenti formativi prima e di un lavoro dignitoso poi, in perenne competizione con i nostri coetanei. Lottiamo per un'università adeguatamente finanziata che non si regga, come oggi, sul lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici precarie. Vogliamo un'università che garantisca una didattica ed una ricerca indipendenti, luogo di pensiero critico e di studio delle contraddizioni del reale. Vogliamo un'università militante, antifascista, antirazzista e antisessista. Vogliamo un'Europa aperta, solidale, giusta ed inclusiva. Infine, il Presidente ha sottolineato il grande valore dell'amicizia, esortando i giovani all'apertura verso gli altri. Siamo venuti anche a trovarla a Roma. Una volta lei ci ha detto che anche lei si sente parte della nostra comunità. Grazie alla sua amicizia, noi bambini ci stiamo impegnando per far vincere la pace e i sorrisi. Che consiglio ci può dare? Ti ringrazio molto. Le tue parole mi confermi la vostra amicizia. E anch'io ho avuto grande amicizia per tutti voi. L'avete conquistata con quel che fate, perché una rete di amicizie diffuse, numerose, tante nel mondo, nella società, rende migliore la vita, perché significa che le persone sono disposte ad aiutare chi è in difficoltà, a farsi aiutare quando hanno bisogno, e questo è il modo fondamentale di avere rapporti umani. La guerra è una ingiustizia, una condizione disumana. Voglio aiutare questo bambino, stargli vicino, aiutarlo a superare le ferite che la guerra ha inferto nei suoi affetti, nel suo cuore e anche nella sua mente. Vogliamo volerci bene. Se lo desideri con tutto il cuore, i sogni diventano realtà. Tutti, ma proprio tutti, devono poter mangiare.